Un piano anticorruzione nelle società pubbliche. Il Ministero dell'Economia e il Presidente dell'Autorità Anticorruzione presentano il decalogo con le norme contro il malaffare nelle aziende di Stato. Una direttiva a doppia firma, Padoan e Cantone, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza nella vita e nelle scelte operative delle società partecipate e controllate dal Tesoro. Un testo che diventerà una Bibbia anche per le società che fanno capo agli enti locali. Una sfida alla corruzione, con regole che si applicheranno subito alle aziende non quotate, tra qualche settimana, dopo un confronto con la Consob, anche alle quotate. Imprese strategiche nell'economia italiana, come Rai, ANAS, Eni, Enel, Finmeccanica, Poste e Ferrovie, dovranno fare i conti con le indicazioni stringenti della famosa legge Severino, con il decreto Madia e con le nuove norme sulla trasparenza. Non si tratta di norme salvifiche, ma di anticorpi sani contro il malcostume nelle amministrazioni pubbliche, ha commentato Cantone. Nessuno pensa che queste linee guida abbiano funzione salvifica, né pensano che queste linee guida possano servire per sconfiggere la corruzione. Assolutamente no. Noi siamo certi che però queste linee guida hanno la possibilità di provare ad introdurre quegli anticorpi sani. Dal canto suo, il titolare di Via 20 Settembre ha parlato di riforma profonda. Oggi noi stiamo parlando di una riforma strutturale profonda che avrà sicuramente dei risultati in termini di benessere maggiore, di efficienza maggiore, perché cambierà i comportamenti. Tra le norme contenute nel decalogo, la rotazione degli incarichi, rigida incompatibilità, ampia tutela per chi svela il malaffare e la nomina di un responsabile anticorruzione. La direttiva tra oggi e domani sarà online per una rapida consultazione, al termine della quale sarà operativa.